lunga. È lunga. Bella lunga. Angelus Domini nunziavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi fili tui incarnazione cognovimus, per passione meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis requiescant in pace. Amen. Mi trovo in questa situazione e scommette sapendo che sì, siamo opere delle sue mani, questo sì, gli apparteniamo, ma siamo sempre fragili. Questa fragilità mi ricorda sempre quando iniziamo la Quaresima, no? Il sacerdote ci impone le ceneri e ci ricorda, vedi, alla fine sei poca cosa, sei questo, ma è il Signore che ti ha plasmato. Allora noi scommettiamo su questo versante, no? Sul versante cioè della grazia, delle mani di Dio. Il Signore conosce le mie fragilità, ma mi ha dato anche qualche dono, no? È la consapevolezza di essere questi. Mi viene in mente qui la risposta di Maria Santissima, no? Quella donna di Nazaret, semplicissima, abituata all'ascolto, e quando Dio ha fatto irruzione nella sua vita non si è tirata indietro, ha voluto capire quello che stava accadendo e però ha detto: io ci sono, tu sai come sono, però ci sono. Questo mi incoraggia. Il Signore sa anche, questo lo dico veramente con molta semplicità, anche perché mi conosce, la mia passione per il Vangelo, per questo sono prete. Non per altro motivo, perché questo mi ha catturato un po', ecco, diciamo così. E quindi anche il desiderio di comunicarlo, perché per noi credenti non c'è altra parola viva che ci dà uno sguardo di fiducia sulla vita, anche uno sguardo sul nostro cammino, che è Gesù stesso. Non abbiamo altro da raccontare, ma insomma da qui in avanti tutta la storia, no? E quindi questo lo sento veramente come parte della mia esistenza. Certo, sono un po' frastornato, questo lo potete capire, e sono abituato a parlare, insomma, no? Però sono dei momenti nei quali sei sotto esame, mi sento sotto esame in qualche modo, gli esami non finiscono mai. E voglio ringraziare, naturalmente abbiamo detto già il Signore, che dovrebbe essere quasi scontato, ma insomma, ma poi anche il Santo Padre, che insomma, come avete ascoltato, ecco, ancora una volta ha scelto qualcuno della nostra Chiesa. Questo veramente credo che sia per tutti noi, per la nostra Chiesa, anche è un dono, ad ogni dono c'è una responsabilità, quindi tenetelo a mente questo, anche tra di voi, tra di noi,
per i vostri figli, i vostri amici, le vostre amiche. Siamo benedetti da Dio, questo è sicuro. E in questi giorni così un motivo di fondo mi ha accompagnato, il Salmo 31, il versetto 20, perché, non lo so per quale motivo, forse per una memoria che mi porto da ragazzo, quando nella parrocchia di Isola con altri amici che voi potete immaginare chi sono, cantavamo questo canto, che è un salmo, non lo canto, lo recito. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La conservi per chi ti teme. Che significa? Per chi ti vuole bene. Ma per un semplice motivo, perché lui ci vuole bene. Ecco, lui ci vuole bene. E la dispensi e la regali a chi in te si rifugia. È un motivo che mi è venuto. E poi, passo subito avanti. Vi siete stancati? Posso andare avanti? Grazie. E poi una parola di Papa Francesco, che è stata data ai vescovi partecipanti al seminario organizzato dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 20 settembre 2014. Ho preso uno stralcio che in qualche modo interessa più da vicino me, possiamo dire noi in questo caso. La Chiesa, dice Papa Francesco, ha bisogno di pastori, cioè servitori, di vescovi che sappiano mettersi in ginocchio davanti agli altri per lavare loro i piedi. Pastori vicino, scusate, ma non sono emozionato perché sono parole che mi tornano, ma non per altro, perché per me sono come un giudizio, nel senso bello del discernimento, della scelta, no? Vicini alla gente, padri e fratelli soprattutto. Poi certo c'è una paternità che riflette quella di Dio. Miti, pazienti, misericordiosi. Ecco, chiamano la povertà, la semplicità, alla fine di questo si tratta. Sia come libertà. Vedo qui amici di San Leonardo. Molte volte abbiamo battuto il chiodo su questo, vero? Sia come libertà per il Signore, sia come semplicità e austerità di vita. Dice il Papa, siate vicini ai vostri sacerdoti, curate la vita religiosa, amate i poveri, perché lì si nasconde Gesù. E allora, come prete, io vengo, adesso leggo così, vado velocemente verso la conclusione, ecco, vengo da una comunità di Isola. Che ci potremmo fare? Siamo un bel gruppo di persone, lo sapete tutti. Però siamo figli, questo è bene che ce lo ricordiamo noi di Isola, ma anche tutti gli altri. Siamo figli della preghiera di tante persone, che in ginocchio ha fatto piovere dall'alto una grande benedizione. Ma tutto questo per grazia di Dio, avviene da molto lontano. La cura della preghiera che Monsignor Pietro Bagarotti ha instillato nel cuore della nostra comunità, continuata poi da Monsignor Giacinto Scalzi, Don Giacinto. Don Pino mi ha mandato un messaggino, ricordati che oggi ricorre il suo transito. Il suo transito, questa è una cosa anche interessante, molto bella. E poi incentivata dai padri rosminiani, ai quali sono veramente grato. Sono veramente grato. Ecco, sono chiamato a una paternità episcopale sotto il segno della paternità di San Giuseppe, ieri. Anche questo è un segno. E cioè a prendermi cura di figli che non sono i miei, secondo la carne, ma per questo ancora più amati e curati, perché figli e figlie dell'unico Padre. E allora San Giuseppe, uomo del silenzio e dei sogni, affido il mio sogno. Sogno una chiesa in cui si possa gustare la comunione fraterna,
Abbiamo bisogno di questo. Tutti, nel nostro pane quotidiano, quello che ci alimenta, nel cui centro c'è Gesù. In cui ogni fratello custodisca il fratello, così come il Signore ha custodito ognuno di noi donando la sua stessa vita. Certo, questo richiede un grande impegno reciproco, ma contiamo sulla presenza viva del suo Spirito. Sogno una Chiesa che ho già conosciuto, in tanti volti, di gente semplice, mi vengono in mente i volti, uomini e donne che hanno attraversato la mia vita e hanno offerto in modo significativo testimonianza di fede salda, di guide sante, di guide santo, invento una persona in modo particolare, di presbiteri e vescovi che hanno accompagnato il mio percorso umano e presbiterale con affetto e sapienza e anche molte volte con pazienza. Sogno allora una Chiesa che ti fa respirare aria di casa. Quando noi siamo a casa, no? Lo ripeto ai nostri amici di San Leonardo, siamo, ci troviamo bene insieme, gustiamo qualcosa che poi gusteremo insieme in modo definitivo. E quando stiamo bene insieme a casa, siamo di casa, diciamo in dialetto, a paradiso, no? Diciamo così, a paradiso, ci siamo. Ecco, questo un po'... ho perso il segno qui. E quindi aria di casa, ma con la C maiuscola. E anche ultimamente ho respirato questo bel profumo, buon profumo di famiglia con il nostro vescovo Angelo. Grazie. Quando predico, per non far staccare gli amici di San Leonardo, dico: sto terminando, e poi mi prendo altri minuti in più, ma loro hanno pazienza. E ci sono alcune cose che volevo dire velocissimamente, sì, adesso sì. Quando il nunzio mi ha fulminato con questa, che non mi aspettavo veramente, con questa, diciamo, richiesta del Papa, con questa nomina, quando ho cominciato a realizzare un po', ecco, a me è venuto in mente Monsignor Agostino. Agostino viene da Reggio, è venuto da Reggio, e noi adesso ci vendichiamo, va bene, diciamo così, no? E adesso la chiesa di Crotone Santa Severina offre, c'è uno scambio di doni, no? Questo è molto bello. Ecco. E poi c'è un altro aspetto, domani, quinta di Quaresima, Gesù, abbiamo concluso il ciclo giovanneo, no? Giovanni si inserisce sempre nei momenti forti, e la famosa, diciamo, similitudine del chicco che deve aprire la sua scorza per dare vita, no? Perché se si chiude, muore, fallisce. Sta parlando di sé Gesù, sta parlando del suo cuore trafitto, aperto a dismisura per tutti noi, e quindi traccia questa via della vita, ecco. Passa attraverso la morte, che non è la morte fisica, quello fa parte della nostra creaturalità, e la morte che sta nella consegna di sé all'altro, ed è un morire, certo, perché prima di vincere il nostro egoismo, la prima cosa che mi hanno insegnato, chi mi ha guidato, dice: guarda, ricordati che il nostro egoismo morirà 3 giorni dopo che siamo morti noi, e quindi, insomma, c'è una bella lotta. Ecco, io questo, con questa parola di Gesù, che per me è significativa anche nel mio cammino, ricordo le persone che in quest'ultimi anni, quest'ultimi, diciamo, 15-20 anni, partendo proprio qui dietro, da Santa Maria, la grande Santa Maria dei Protospataris, abbiamo avviato un percorso, ponendo poi nell'intuizione di una persona, vogliamo essere semi di comunione. Certo, è una grande sfida, semi di comunione. E quindi anche questo per me è un piccolo segnale che probabilmente il Signore, diciamo, ha accolto e mi sta rilanciando per viverlo più autenticamente. Bene, ringrazio allora coloro che mi hanno accompagnato nel mio cammino di vita, le persone che ho conosciuto e ho tentato di servire, ecco, nelle parrocchie, faccio un po' l'elenco velocissimo, di Melissa, ho individuato qualcuno dietro lì. E naturalmente ricordo anche che precedentemente per 3 anni
ho avuto la gioia di stare in una parrocchia di Roma negli anni degli studi, Santa Caterina da Sieni, immagino che mi stanno seguendo, li saluto. E poi Santa Maria dei Protospataris, qui dietro, Santi Cosme e Damiano, Le Castella e Dulcis in fondo, questa bella comunità di San Leonardo che qui abbiamo in una rappresentanza significativa. Ecco, un saluto anche, lo dico, ai professori dell'Istituto Teologico Calabro, qui abbiamo un esimio professore, Don Serafino Parisi, naturalmente le persone addette alla segreteria, agli alunni e ai seminaristi di San Pio X, e naturalmente ai vescovi che mi hanno in qualche modo accompagnato, seguito. Da piccolino, vi dico un piccolo episodio, venivo così qualche volta in seminario, c'era mio zio che era allora rettore, qualche volta venivo anche con la nonna, no? E allora c'era il vescovo Raimondi, e siccome mia sorella, che adesso è a Torino e che saluto se mi sta vedendo, mi chiamava in dialetto nostro Natice, no? Fortunatino sarebbe, no? Allora il vescovo sentendo mi chiamava così, no? Ricordo vagamente questo. E poi certamente Monsignor Agostino che mi ha consacrato, Andrea Mugione, a lui devo anche il perché sono qui e lo ringrazio, Monsignor Graziani, Monsignor Panzetta, grazie per l'amabilità con cui, Eccellenza, lei ha espresso nei miei confronti paternità e nello stesso fraternità insieme. Grazie ancora. Un grazie ai diaconi permanenti che in questi anni ho tentato, per quello che è stato possibile, di accompagnare, non so se ci sono. Sono grato alla mia famiglia, ai miei genitori, Francesca e Rosario, alla tribù degli zii e dei cugini, siamo un bel po', naturalmente a mio zio che è qui accanto a me, tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni con l'amicizia e la preghiera. In ultimo, nel senso, qui ci vorrebbe Don Serafino a fare un po' di... nel senso del fondamento di quello che mi sta veramente a cuore per la mia esperienza, ringrazio i preti della nostra bellissima Chiesa, a cui voglio sinceramente bene. Soprattutto i preti giovani adulti, insomma adesso, no? Con i quali in questi anni abbiamo avviato un timido cammino di fraternità. Ecco, stavo dicendo camminiamo, devo dire adesso camminate, ma insomma io veramente vi seguo con simpatia e con quell'affetto che ho potuto manifestarvi. Grazie a tutti, grazie. A Don Fortunato, a nome del capitolo cattedrale, un segno di amicizia, di affetto, di gioia che accompagna il tuo ministero da una diocesi che ha un volto materno, il volto della Madonna di Capocolonna, patrona della nostra diocesi, il volto della Madonna greca della tua comunità di origine, il volto della Madonna della Consolazione, a Reggio Calabria, con i portantini, ricordo, abbiamo fatto anni addietro un gemellaggio qui in cattedrale tra Reggio e Crotone, e la Madonna sa quello che fa. Tanti auguri, questo anello che è stato realizzato dal nostro Michele Affidato vuole essere un segno di affetto e di amore. Grazie. Concludiamo con la Santa Benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre.
il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.